Allora, mister, volevi una risposta, avevi detto ieri in conferenza stampa, per capire la tua Ancona, a che livello era in gare importanti, in gare ufficiali. Beh, oggi penso che la risposta sia stata più che positiva. Sì, una risposta positiva. Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentalità in certe cose. Abbiamo gli ultimi 15-20 minuti appena giustamente Lentella in casa, una squadra forte prova a vincere. Dobbiamo anche noi provare a continuare a giocare come abbiamo fatto il primo tempo e non magari buttare i palloni lì. Quindi, da questo punto di vista della mentalità, dobbiamo iniziare a venire qui o in questi campi a dire oh, voglio anche io vincere fino alla fine. Quindi, abbiamo avuto infatti altre occasioni, però ho avuto questa sensazione nell'ultima parte di partita. 15-20 minuti avevamo un po' il freno a mano tirato, come se ci bastasse quel punticino che ho detto che a me non piace, no? Però è un processo come tutto, non si può avere la bacchetta magica. La partita è stata positiva, con tanti piccoli errorini e con delle difficoltà che secondo me loro non avevano alla vigilia, cioè alla fine abbiamo avuto noi fuori tre giocatori importanti e quando vai ad avere 3-4 ragazzi nuovi che arrivano e li devi mettere in campo per crampi. Avevo detto che era anche difficile la gestione fisica e purtroppo siamo scesi un po' l'ultima parte di partita per questi dettagli che speriamo non ci siano questi problemi nel prossimo. Hai rammarichi su questa gara? Cioè, nel senso, la squadra primo tempo ha avuto un paio di palle per potersi portare in vantaggio, nel secondo, una volta andati in vantaggio, ha mantenuto questo 1-0 soltanto per 6 minuti, preso il gol, poi c'è stata la possibilità sia di subirlo ma anche di farlo, soprattutto parlo del palo di Energe e Spagnoli che l'ha sparata praticamente in curva sulla ribattuta. Ti rimane un pizzico di rammarico oppure per te va benissimo così, va bene un punto su un campo difficile? E testa alla prossima. No, come ho detto, c'è la vicenda, c'è un punto, non va mai bene, dobbiamo cercare veramente di giocare per vincere. E non abbiamo sofferto, nel senso abbiamo un po' subito questo venire loro, ma se guardiamo le occasioni dell'Entella, tolto il rumore che facevano per i falli, sono tre tiri da fuori area, di cui uno gol, e un'occasione alla fine abbiamo perso un uomo che l'ha tirata alta, che era un, non mi ricordo chi, e quindi sono state, se chiamiamo un tiro fuori all'occasione, quell'occasione lì, e invece noi le abbiamo avute, più di due, quelle che molto più di È vero. due, se andiamo a vederle, e io per occasione metto anche, visti i nostri giocatori, dei duelli uno contro uno di Cioffi in area, queste sono occasioni, noi lavoriamo per creare questo, abbiamo fatto la partita che volevamo, siamo stati solidi, ma soprattutto hanno messo coraggio, hanno messo coraggio e avete parlato dall'estate di una squadra nuova, di una squadra giovane, non ho visto bambini in campo. No, giustamente, come ti dissi a Teramo, in quel caso quando avevi giocato con il Monterosi, squadra esperta, ti feci complimenti perché gioventù è contro esperienza, però No, vista sì. e oggi io ho visto comunque quell'Ancona che ho visto anche in alcune partite di precampionato come atteggiamento e come tua idea di gioco. Una squadra che, come giustamente hai sempre detto, non andrà mai a cercare il punticino, ma se la giocherà e oggi in questo campo lo ha fatto. Io tra l'altro aggiungo due nomi, l'ho fatti anche al direttore sportivo. Splendida la partita di Cella in fase difensiva e anche quella di Nador a centrocampo. No, ma non si fanno nomi quando sono partite così perché la cosa più bella è che i ragazzi spogliatoio erano arrabbiati. E, nel senso che abbiamo preparato questa partita sapendo che si giocava sui dettagli, cioè vieni a Chiavari contro Lentella e se vinci, vinci per dettagli. E, una piccola scivolata, un piccolo duello, ti fanno un tiro da fuori area, prendono l'incrocio. Perché all'interno, quindi noi dobbiamo prendere consapevolezza di quello che possiamo fare, lavorare sui particolari, cercare di non cambiare questa mentalità, sapere che ci porta, ci può portare di più di quello che ci può togliere e basta. Insomma, positivo, positivo chi è entrato, soprattutto anche quelli nuovi hanno dato tutto. La rosa sarà più lunga di altri tre giocatori importanti, perché mancava Dutu, manca Sacco. E mancava Peli, quindi purtroppo questa partita le devi giocare al massimo del tuo potenziale e Abbiamo visto Basso giocare sulla destra e cambiarsi anche spesso di posizione con Borucci in fase di possesso, Borucci andava largo e Basso si
si accentrava, mentre in fase di possesso basso andava sulla linea dei difensori. Come l'avevi impostata tatticamente, se abbiamo visto bene, se era questa l'idea per sfruttare la qualità di Paolucci sulla tre quarti? Sì, ovvio che, come ho detto, noi abbiamo chiesto duttilità, abbiamo chiesto lettura della partita, abbiamo giocatori intelligenti, è stata preparata così e abbiamo avuto vantaggio per tutto il primo tempo. Poi ovviamente ci sono anche gli altri allenatori che trovano poi delle contromisure, hanno giocatori davanti che possono giocare di santo, in fascia, davanti, insomma, hanno giocatori completi, hanno trovato una soluzione, però sì, la partita era una delle cose da preparare, da quella. Mancano tantissimi dettagli, potevamo fare tante cose meglio, però mi è piaciuto l'atteggiamento. Cioè, andavamo palla e il primo passo era in avanti, non era un passo indietro. Ci sì, sì. Anche su Simonetti, volevo chiederti come la squadra aveva, diciamo, preso questo addio. Se nello spogliatoio avete parlato a riguardo un giocatore che fino a ieri era stato provato per giocare, come avete gestito la situazione? No, beh, poi spesso ti vedo anche al campo, quindi hai visto anche gli allenamenti, quindi tutti provano tutto, quindi non c'è stato nessun problema di sostituire Simonetti, e il gruppo non se ne è neanche accorto, perché stavamo preparando una partita importante, sono stati bravi a pensare ad altro, e per quanto riguarda la situazione non parlo di giocatori di altre società. Perfetto, mister. Io ti ringrazio e complimenti ancora. Grazie. Per...